Che ternana abbiamo visto oggi, ragazzi! Che ternana abbiamo visto oggi! Siamo quest'anno, ragazzi, siamo una squadra pazzesca! Siamo una squadra pazzesca! Vittoria contro Catanzaro 5-1, ragazzi! La ternana quest'anno vi assicuro che va bomba! Va bomba! Il 15 novembre ci sarà la partita contro il Bari e subito dopo ci sarà contro il Teramo, quindi sarà un po' difficile perché Teramo è seconda e il Bari è terza. Noi siamo in vetta alla classifica. Oggi abbiamo giocato una partita pazzesca, pazzesca. Gol di Partipilo al 17esimo, poi il 31esimo, no, al 36esimo pareggia il Catanzaro. Poi subito al 51esimo segna Falletti con una deviazione di un giocatore del Catanzaro. Poi non mi ricordo chi ha segnato, poi comunque 5-1. Rigore della Ternana al 92esimo 5-1 con gol di Ferranti. Allora ha segnato Partipilo, poi Falletti, poi quello lì, un attaccante della Ternana che non mi ricordo come si chiama. Ferrante e poi chi era? Ah sì, cosa, come si chiama? Palumbo. Ragazzi, oggi abbiamo giocato benissimo, benissimo, benissimo. Ho ricominciato a vedere, ora si può vedere le partite della Ternana in TV, perché Bandecchi ha chiesto a qualcuno se potevano trasmettere le partite della Ternana per farle vedere ovviamente agli spettatori della squadra avversaria e alla Ternana, ai tifosi della Ternana. Ragazzi, oggi siamo in vetta alla classifica, un punto. Il Teramo ci sta alle spalle con un punto di distacco, però, raga, siamo fortissimi quest'anno. Torromino gioca meglio delle altre volte, ovviamente, però lo vedevo che non è che ha giocato bene, possiamo dire, questa partita, ma faceva un po' cross e tiri. Secondo me si vedeva che voleva segnare perché ha fatto due tiri malissimi, ragazzi. Quindi, ragazzi, sono contentissimo che la Ternana ha vinto 5-1. Spero che il video vi sia piaciuto, come sempre, iscrivetevi al canale se non l'hai fatto, attivate la campanellina per non perdervi nel prossimo video. Io vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Bella!